uscito tra Pallavicino e Lentigione per il campionato di eccellenza girone A. Pallavicino in divisa azzurra tradizionale con i sarti bianchi, per gli ospiti squadrone davvero di questo girone maglia nera, con anche in questo caso i sarti bianchi e calzettoni dello stesso colore. Vediamo le due squadre con il Pallavicino praticamente in formazione tipo, giocano Del Nevo, Dovattini Arata dietro con Pin, Di Maio e Pezzarossa assieme a Corbari davanti, Grillo davanti alla difesa. Prima chance ed è subito gol per gli ospiti con la gran giocata di Modatre che si beve Del Nevo sullo stretto e mette dentro per la deviazione sfortunata di Dovattini e dunque 1-0 per il Lentigione. Eravamo arrivati al 20° minuto dopo 20 minuti davvero con poche emozioni, quindi il tiro cross di Modaffari, grande spunto sulla corsia di sinistra e il gol del vantaggio ospite. Prova a farsi vedere a Pezzarossa, uno dei migliori dei suoi, la conclusione sul primo palo sembra però controllare Artic e la sfera infatti finisce in out. Riprova poco più tardi Pezzarossa, in questo caso è più fortunato dopo lo scambio con Del Nevo, la sua conclusione è all'incrocio dei pali, imparabile per l'ex portiere della Meletolese, bravissimo Del Nevo a crederci anche per un po' di rivalsa sull'occasione del gol di Modaffari, poi Pezzarossa mette l'incrocio dei pali, portiere non può proprio nulla, dunque 1-1 e Pallavicino che a questo punto prova a crederci. Non ci sono però grandi emozioni nella prima parte del gioco e allora si va subito alla ripresa con questa conclusione di Spadaccini, ci vuole un super intervento di Indolfi, non nuovo a queste potenze che mette in calcio d'angolo, meglio il Lentigione nella ripresa, la palla servita per l'incursione dell'ex di Giovanna Tappè, nessun problema in questo caso per Indolfi Rai, l'ex portiere di Crociati Innocento, poi un super intervento su Molteni davvero da gatto di Indolfi Rai che salva il risultato, sembrava gol fatto, colpo di reni straordinario dell'ex portiere dei Crociati, la conclusione di Modaffari, anche in questo caso Indolfi Rai si supera, pressione che aumenta minuto dopo minuto per il Lentigione, il corner battuto, la palla che con una traiettoria strana inganna Indolfi Rai, poi il colpo di testa di Molteni, l'arbitro molto indeciso, sembra non dare il gol inizialmente, poi su indicazione del suo assistente lo concede, crediamo a quanto ci sembra giustamente, nonostante le proteste veemente di Ciceri, forse perché si sentono una decisione pesante del direttore Grande nel prendere la decisione, qui la prima respinta di Indolfi Rai, poi il colpo di testa di Molteni, e vediamo che sulla linea arriva, se non vediamo male, Corbari con un piede, quello d'appoggio sulla linea di porta e l'altro che ci sembra, almeno a livello di dinamica, dentro alla porta stessa. Questa è la nostra opinione, ma molto difficile valutare davvero, comunque tantissime le proteste dei giocatori della Pallavicino, la conclusione ancora di Molteni, bravo Indolfi Rai, impeccabile forse tranne che sull'occasione del gol, poi il corner battuto, l'inserimento sul primo palo per Corbari finisce 2-1 Lentigione.